Allora, prima di tutto vi ringrazio di aver accettato l'invito a presentare questo lavoro che abbiamo promosso come Transform Italia con la collaborazione e il supporto di Enop. E vorrei iniziare condividendo con voi una breve presentazione. Eccoci. Allora, grazie ancora. E prima di iniziare a presentare la pubblicazione vera e propria, volevo dare subito la parola a Jasmina che rappresenta Enop. Enop è una rete di fondazioni politiche, è una fondazione delle fondazioni politiche del Parlamento europeo che racchiude, raccoglie tutte le varie famiglie politiche rappresentate nel Parlamento. Quindi darei subito a lei la parola e poi la riprendo per presentare invece Transform. Prego, Jasmina. Thank you so much, Roberto, for the introduction and for the great presentation. I'm very happy to be here and to being able to talk to all the authors and to see all of you. I'm sorry that I would have to leave later. I unfortunately have a calendar overlap with two meetings that I didn't realize. But everybody's trying to get things done before the holidays, so you know how it is. Let me introduce myself really briefly and then Enop. My name is Jasmina Mrša. I'm coming from originally from Bosnia and Herzegovina, and I've been working with Enop as policy officer and currently as managing editor of the publications for the past 2 years. The Enop is basically a network of European political foundations. What is different between Enop and similar networks is that we are a cross-party organization. So we have over 45 political foundations from several European countries across the political spectrum. We aim to bring them together to propose depolarized narratives, to talk about things people might agree on, to exchange different opinions, and to offer a platform that is kind of mirroring the politics in the European Union on the foundation level. We are currently doing a project or finishing a project that is funded by the European Commission, by the DG INTPA, which is the Directorate General for International Partnership, under which this publication is also funded, which was aiming to strengthen Enop as a democratic actor in the European Union. This project is ending end of August this year, and we are currently closing it, and we thought that it would be a good opportunity also for Enop and its members, which is also Transform Italia, to contribute with topics that they found important for themselves, because basically Enop is a network of members and Enop is its members. And the publication that we were doing this year wanted to showcase what the members are doing, which topics are important to them, and to see also when you go to the website and see the different publications, if you have similarities or differences with other members, and maybe this will open up the platform for exchange and of different views and even similar views. We are also currently developing a best practice compilation on working with women, youth, and on the topic of sustainable development that will be developed beginning of August. So basically the final publication that is upcoming, where different members have showcased their best practices around the world, and an EU funding manual that you might also use as foundations if you want to apply for Enop funding. So this is the work that I've been currently coordinating for the last year and a half. And Enop is hopefully
going to continue its work after this project is done, and the secretariat will ensure its sustainability of its funding. And we also hope that the foundations like Transform Italia from the left will continue to be engaged or even more engaged. We have two board members recently elected at the General Assembly from the Rosa Luxemburg Foundation, so we hope to also welcome even more active voices from the left in the network to contribute to the diversity, the political diversity of ENOP. This publication was a pleasure to read, and it kind of showcased different stories from around Europe. It was very respectful towards contexts, towards the languages, towards the diversity of Europe. I really much enjoyed the process, and I was really happy that it's being finalized and currently presented. So I'm looking forward also to hearing from you as much as I can. I will try to balance out the two Zooms, so I will not log in immediately, or I will log in back. So I will look forward to hearing from you. Thank you so much. Grazie veramente, Giasmina. E siamo sicuri che la collaborazione non finisce qui. Abbiamo già in mente altre cose da proporre, quindi rimane l'impegno di Transform Italia a contribuire anche sul piano culturale a questa vicenda europea che appunto crediamo sia essenziale, come abbiamo detto anche nel titolo della nostra pubblicazione, cioè costruire un punto di vista non soltanto nazionale ma direttamente sul piano europeo. E io presento Transform Italia. Transform Italia è un'associazione, fa parte, è nodo italiano della rete che si chiama Transform Europa, e abbiamo qui la direttrice di Transform Europa, che è Barbara Steiner, che poi dopo magari può dire anche due parole su Transform Europa, che è la fondazione politica del Partito della Sinistra Europea, per l'appunto, presente nel Parlamento Europeo con deputati e una larga schiera di nazioni che fanno parte sia dell'Unione Europea sia di fuori dell'Unione Europea. E Transform Italia appunto è il nodo italiano e come sapete noi abbiamo una situazione in Italia molto difficile sia in termini di economici che in termini di diciamo di povertà, a cui il paese sta affrontando una difficile recessione. La guerra ha innalzato le difficoltà e quindi crediamo che sia importante avere la possibilità di parlare con altri in Europa per trovare le strade per uscire da una situazione difficile. E per questo Transform Italia ha promosso e sta promuovendo questa possibilità di mettersi in sinergia con altri soggetti a livello europeo per poter costruire un punto di vista, un'opinione pubblica europea. E abbiamo pensato a questa pubblicazione proprio mettendo sul tavolo quelli che sono per noi i nodi più sensibili, più cruciali per la costruzione dell'Europa. Un'Europa che noi pensiamo debba essere solidale, includente e promotrice di pace. Per questo abbiamo chiesto contributi ai nostri a degli attori e giornalisti, cercando di avere questo equilibrio geografico, oltre che appunto di punti di vista diversi. Il ruolo della democrazia in Europa è un qualche cosa di importante che crediamo vada cresciuto, e quindi questo può succedere soltanto se la maggior parte degli europei prendono nelle proprie mani il destino del continente e della costruzione politica che è l'Unione Europea. Io mi fermo qui e do la parola ad Alessia, che ha coordinato il progetto e che poi modererà gli interventi in modo da dare a tutti
lo spazio necessario. Grazie ancora a te, Alessia, la parola. Grazie Roberto, and I'm Alessia Gasparini, I'm the coordinator of the project for the outdoor part. I coordinated the work of the authors of this book, and I want to engage with them, and so I ask to Maria Cernat to be the first to explain. She's a professor at the university and a journalist from Barricade. Can you please, Maria, briefly present your media and then talk about the articles that are included in the book? Oh, thank you for so much for the invitation and for the opportunity to publish. The media I'm working for is called The Barricade. It is actually formed by Eastern European journalists and academics. We are a media that is founded through the efforts of me, Maria Cernat, and Bojan Stanislavski, a Bulgarian-born Polish journalist. And we sustain ourselves through donations and through the efforts of the Barricada, that is a company found in Bulgaria, a publishing house. We publish articles in English, Bulgarian, and Romanian. And we host a show, a podcast on the Barricades that I'm happy to announce that has almost 3,000 subscribers. And we also have a small community of donors. You can find us on YouTube and also on other platforms. Basically, this project was founded with the idea of having Eastern Europeans discussing about Eastern Europeans. The language barrier is very important, especially in Eastern Europe, where you have very different languages like Romanian, Hungarian, Bulgarian, Polish. So it's very difficult to know what's going on in Poland, and we kind of get tired of hearing about what's going on in Bulgaria. It's very close to Romania. I mean, it's like 1 hour from Bucharest and you're in Bulgaria, but we learn what happened there from Western media. And this is why we try to create this alternative voice and this alternative media to provide the viewers and the Western media and the Western public with a critical perspective coming from Eastern Europe. It's true, I also work for the university in Bucharest, the National School of Political Sciences and the Administration in the Communication and Public Relations Department. And I authored a lot of articles. You can Google me, of course, you can find me, you can find all the work that I've done so far. But in terms of activism, the Barricade is a project that I'm very proud of, since it's a long-standing leftist project and it's independent. And I think this is very important. We are very thankful to Transform Europe, who decided to support us over these years. And we are very thankful also to ENOP and to Roberto and to Alessia, who were very kind to invite us to contribute to this volume. We are discussing in this volume a very, very complicated topic, and that is abortion. And we tried to provide a perspective on abortion in Romania and in Poland, and to discuss it from a class perspective, saying that in Poland, legally, abortion is banned, but women of means and women who are financially privileged manage to get around legislation, whereas in Romania, abortion is not banned, but since a vast majority of the population, according to the last Eurostat, more than 34% of Romanians live in extreme poverty. That's a huge number. So these women, even though they have legal access to abortion, given the fact that they are so poor, they don't have, how to speak, actual access to reproductive services. Since it is very difficult, even if they live in the rural area, for them it's very difficult even to go to a gynecologist, let alone discuss abortion and reproductive health.
So it's a very important thing from the perspective of Marxist feminism to take into account the fact that legislation is necessary but never enough. There's also a class element to it that we have. Sometimes I think liberal feminism is often ignored. It's not all about legislation and individual rights. It's also about poverty, and the class element is very important. And this is why we try to emphasize this in our article. Thank you very much, Maria, not only for the articles, but also with your very vivid presence in this old project. And thank you again. I was very happy to work with you. And I was very happy also to work with Małgorzata Kurbaszewska, that is a journalist from Cross Border Talks, a very active one. And so please, Małgorzata, as Maria, introduce your network and then your articles for the book, please. Thank you. Good evening, everybody. First, I would like to share a personal moment related to this book. When I was a little bit afraid that our set of articles come too late to be relevant, because we started collecting the stuff last year. Then I waited for the publication, the months were going on, and what was supposed to see the light in January, February, finally came out in summer. But what I see is that the content we collected was not only relevant at the moment when we started doing this project, it is perfectly relevant also today. The stuff we have on abortion, on migration, on war and peace, all these problems not only haven't disappeared, but they are also even more acute than at the moment that we started working on this booklet. Therefore, I am very grateful for everybody who stand behind the idea of collecting these materials, everybody who helped to fund this publication, and of course to Alessia and Roberto for giving me the chance to publish my stuff and to get the Eastern European voices heard. What I contributed to the book are three interviews, one with a Polish scientist who is also engaged in helping migrants coming from Polish-Belarusian border. Another interview is with the young girl who works in the trade unions, who is one of the youngest trade union activists in Poland and who is also active in the field of supporting Ukrainian workers in Polish labor market. And my third interviewee was Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a member of Polish Parliament, a social democrat, who also comments on the issue of abortion and women's rights in Poland. So basically, I think that one of the most important messages that stems from these three texts is that the problems that are discussed in the booklet did not appear in Poland or and elsewhere in Central Eastern Europe, like from nowhere. They have been there for a long time. Low wages, low level of women rights, and high level of discrimination of women in many fields. Or the issue of racism, anti-migrant sentiments, we all have had that for a long time. And all these issues are rooted in the tragic period of transition from socialism to capitalism, which was supposed to take us from the time of deficit to a society where everybody lives happily and in welfare. But what we got instead is a society of inequalities where racist or anti-women discourses are used by the political class to make us discuss and everything else but capitalism, but inequalities, but the level of wages and other issues related to material side of life. And as far as my personal activity as a journalist is concerned, I am, as Alessia said, I am one of the three co-authors of Cross Border Talks, which is another Eastern European originating journalist project. I am working there together with a Bulgarian and a Czech colleagues. And our intention is to look
on the international relations from the periphery, but also from the level of a common society member. We are looking at international relations to seek for examples of people's self-organization, to wonder how big politics influence our lives and how we, people with little or no influence, can multiply our efforts to get this influence. So in the scope of our interest, we have trade union movements, we have women's movements, we have also example of cross-border collaboration where local communities, for example, Romanian and Bulgarians from two sides of Danube are doing fantastic things in their local areas, or this, or what happens at Polish-German border, etc. So we are basically searching for all these not so obvious examples when common people can do can change the world. And so we are also present on YouTube. We have a website, we are on SoundCloud and also in the social media. So if you want, check our project out. And thank you again for allowing me to be the part of this enterprise. Thank you. Thank you to you, Małgorzata, for the very active participation. And then we have another author, un altro autore, Stefano Galliani. E se ci vuoi dire qualcosa, Stefano, del network che rappresenti, non solo nel libro, ma insomma in generale, e degli dell'articolo che hai firmato per questo libro che abbiamo pubblicato. In English or in Italian? Italian, Italian. Grazie. Mi hai graziato. Ma l'articolo pubblicato ormai parecchio tempo fa andrebbe sicuramente riaggiornato in peggio, perché la situazione che denunciavo rispetto all'impact on migration and asylum da una parte sembra aver bloccato qualsiasi tipo di percorso, dall'altra sembra aver aggravato la situazione tanto nel Mediterraneo centrale quanto nell'Egeo. Le stragi che ci sono state ce lo ricordano, vale anche per quanto riguarda la Tunisia, vale anche per quanto riguarda l'est della Libia, vale per quanto riguarda le Canarie, quindi c'è un peggioramento generale della situazione aggravato dal fatto che nei paesi dell'Unione Europea l'aumento di forza e di ruolo delle destre xenofobe e razziste penso che costituirà l'asse portante della campagna elettorale, che sarà molto incentrata su questo tema, e dei prossimi risultati. Io ho un pochettino la doppia cittadinanza, perché un po' per LEFT e un po' per Transform continuo a seguire le tematiche legate all'immigrazione. E penso che sia necessario costruire un network molto molto più ampio, in cui anche nei singoli paesi ci sia una riflessione non soltanto interna ma di carattere continentale. Mi è capitato più di una volta di partecipare a riunioni, ad incontri con la sinistra europea, anche allo stesso congresso, in cui probabilmente andavano fatti sforzi maggiori, ma collettivamente, per fare in modo che le politiche che proponiamo per un'Europa diversa, fondamentalmente diversa, pongano al centro non semplicemente il diritto d'asilo, che è già importante, o non semplicemente la salvaguardia dei diritti degli uomini e delle donne che vivono attualmente nei nostri paesi, pur non avendo nella cittadinanza, e che è messa a repentaglio sia da razzismo istituzionale che da razzismo, ahimè, che è diventato sdoganato, ma che riescano a diventare propulsivi da questo punto di vista, che riescano a modificare un po' il quadro di cose esistenti. Penso che l'immigrazione sia una cartina di tornasole per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda i diritti, per quanto riguarda l'Europa stessa, proprio il concetto di Europa che vogliamo portare avanti. E da ultimo, non voglio farvi perdere troppo tempo, mi sembrava opportuno segnalarvi una iniziativa
a cui ho aderito non solo personalmente, ma anche nei vari ruoli che mi trovo ad occupare. Non ultimo il fatto che sono co-coordinatore del gruppo di lavoro della Sinistra Europea sull'immigrazione. Il 10 luglio è partita, grazie a un gruppo, una rete che si chiama Stop Border Violence, una ICE, un'iniziativa dei cittadini europei, che vorrebbe portare in un anno a raccogliere 1 milione di firme, 1 milione di firme in tutto il continente, in almeno 7 paesi dell'Unione Europea, e che presenti il conto alla Commissione e al Parlamento Europeo rispetto, scusate il gioco di parole, dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'articolo 4 parla del fatto che chi ha i confini dell'Europa e chi è dentro l'Europa non può essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Vale per gli europei, ma vale anche per chiunque provi ad attraversare i confini. Questo accade ormai da troppo tempo, è un articolo totalmente violato in ogni suo aspetto. Pensiamo che anche coinvolgere i cittadini e le cittadine e far diventare opinione pubblica il fatto che di questo si debba discutere sia un modo per ripartire e rilanciare una battaglia che non riguarda soltanto uomini e donne migranti, ma riguarda tutti e tutti noi. Grazie mille Stefano, non solo per questo intervento, ma anche per il tuo contributo in tutto il progetto. E a proposito di contributi in tutto il progetto, lui non ha firmato nessun articolo in questo libro, ma è stato tra i fondatori di Media Alliance, che poi è il progetto che ha portato alla pubblicazione di questo libro in collaborazione con Enop. Di Europa ne sa parecchio, Roberto Musacchio. Ci vuoi dire un commento sul progetto, ma anche su quello che sui temi, insomma, che abbiamo toccato nel libro? Spero che mi sentiate. Buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento particolare a Enap e a Jasmine Mirto, che è stata presente, e grazie a voi che abbiamo potuto dar corso a un'idea che abbiamo da tempo. Insomma, io sono stato anche parlamentare europeo, sono membro del board di Transform Europa, e ho provato da cittadino a dar corso a quello che è stato approvato dal Parlamento Europeo non in questa legislatura, nella legislatura precedente addirittura. Fu presentato da Barbara Spinelli, che è un'importante giornalista, nonché figlia di Piero Spinelli, insomma, che in quel momento aveva il ruolo di parlamentare europeo, una risoluzione che a me sembrò particolarmente importante, perché a differenza di quanto si era stabilito precedentemente, penso soprattutto alla Commissione Prodi, cioè di dare maggiore impulso alla capacità di diffondere ciò che le istituzioni europee producono, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento, cosa assolutamente utile, meritoria, meritevole. Io ogni tanto vedo su Facebook che mi appaiono dei post a cura del Parlamento europeo, li leggo, a volte sono d'accordo, a volte meno. Da parlamentare ho fatto anche parte della commissione, diciamo così, di garanzia che seguiva l'attività di queste pubblicazioni durante la fase elettorale. Ma questa risoluzione invece faceva un salto, perché poneva un tema che credo che qui dobbiamo affrontare in Europa, cioè la necessità che ci sia invece proprio una opinione pubblica europea. E da questo punto di vista ringrazio moltissimo i giornalisti con cui abbiamo lavorato, collaborato, perché l'opinione pubblica non è un fatto così astratto, è un elemento di democrazia. Naturalmente, se ci fosse una Costituzione europea sarebbe ancora meglio da questo punto di vista, ma certamente ha bisogno di essere organizzata e anche sostenuta. E i giornalisti, i giornali, i giornalisti ancor più, sono una parte fondamentale dell'organizzazione di questa funzione che il Parlamento europeo ha riconosciuto come decisiva. Credo che anche le altre istituzioni europee ritengano, tant'è vero che si è parlato a un certo punto di una direttiva in questa direzione. Naturalmente abbiamo grandi questioni che vanno affrontate, il pluralismo dei mezzi di comunicazione,
il fatto delle proprietà di questi mezzi di comunicazione, tutte questioni che dobbiamo vedere, la condizione in cui vivono i giornalisti, perché noi abbiamo purtroppo una precarizzazione molto grande. E vedete, questa precarizzazione non solo incide sulla vita dei giornalisti, ne riduce moltissimo, diciamo, la possibilità lavoratrice, lavorativa, ma incide sul diritto dei cittadini ad essere informati. Perché se il giornalista, la giornalista non sono liberi, è chiaro che anche per i cittadini, le cittadine, c'è un vulnus al loro diritto di essere informati. Questo credo che sia un problema che riguarda il cuore della costruzione dell'Unione Europea, che a noi sta a cuore. Chiedo scusa anch'io per il gioco di parole. E noi abbiamo un problema che è questa costruzione della possibilità di realizzare un'opinione pubblica informata deve essere non solo evocata, ma sostenuta. Prima Stefano Gaglieni ha ricordato questa iniziativa dei cittadini europei. Molto importante che ci sia questa possibilità per i cittadini di diventare suggeritori del legislatore, anzi con poteri legislativi in qualche modo, perché quella iniziativa dei cittadini europei arriva per forza in Parlamento e alla Commissione, che comunque ne devono prendere atto e devono rispondere. Ma in quanti giornali, mass media, telegiornali, siti, è uscita l'informazione dell'esistenza di questa iniziativa dei cittadini europei? Io non so, qui in Italia mi pare di averla vista solo da noi, di Transform, che come attività, peraltro, vi chiedo di guardarci, insomma, Transform Italia ogni settimana pubblica articoli di rilevanza europea, internazionale, proviamo a tener viva l'informazione, quello che succede anche al Consiglio, alla Commissione, in Parlamento, articoli di riflessione e quant'altro. Anche perché noi abbiamo un problema sostanziale, guardate, e noi non parliamo la stessa lingua. Io ho fatto il legislatore europeo in una condizione che per fortuna abbiamo i trattati che prevedono il fatto che tutte le lingue abbiano diritto ad essere tradotte. E quindi, almeno nell'ambito dell'aula, tutti possono parlare, tutti possono comprendere. Già a livello delle commissioni è diverso, è ancora più diverso a livello delle relazioni, diciamo, informali. Ma questo deve essere messo in condizione di essere fatto anche per gli operatori dell'informazione e quindi di conseguenza per le cittadine e i cittadini. Quando diciamo sostegno, ecco, per come continuiamo il lavoro, diceva anche Giasmina, io penso che il compito nostro sia quello di sollecitare il sostegno alla possibilità di comunicare. E se dobbiamo aiutare, diciamo, chi fa il mestiere, dobbiamo aiutarlo ad essere un professionista riconosciuto e con tutti i diritti e la libertà di fare. Noi ci vogliamo molto essere liberi in Europa, no? E cominciamo a casa nostra a garantircelo attraverso la libertà di chi fa informazione, insomma. Ma anche avere strumenti, come nel piccolo ci è stato consentito, ringraziamo moltissimo a questo progetto, di avere a disposizione delle traduzioni, ad esempio, la possibilità di avere articoli che circolano, avere giornalisti che possano comunicare tra di loro. Noi non abbiamo un solo giornale a caratura europea. Sì, c'è qualcosa dal punto di vista delle televisioni, cioè diciamo qualche canale televisivo che opera sul livello europeo, ma sostanzialmente non c'è. E questo vuol dire che non solo in ogni paese si parla di cose diverse, ma che la stessa cosa paese per paese è posta in modo diverso. Diceva sempre Giasmina all'inizio, noi siamo di tutti gli orientamenti politici, ma noi vogliamo un'informazione che sia di tutti gli orientamenti politici, sia libera di poter essere di tutti gli orientamenti politici. E questo è il punto. Cioè non lavoriamo per un'informazione di sinistra, sì, noi sì, ma il tema è assolutamente trasversale. Noi abbiamo bisogno di un diritto fondamentale di cittadinanza garantito da lavoratori e lavoratrici dell'informazione che siano messi in condizione di fare questo. Ecco, io penso anche come fondazione delle fondazioni, che bisognerebbe, come dire, chiedere maggiore intervento da parte delle istituzioni,
perché non basta approvare, diciamo, dei progetti che consentono di accedere a dei finanziamenti, eccetera, eccetera. Bisogna strutturare un modo che consenta, diciamo, questa grande costruzione di una grande infrastruttura democratica. Ecco, credo che questo sia, per esempio, un impegno che ulteriormente possiamo e dobbiamo focalizzare. Come si fa da questo punto di vista, considerando appunto quanto sono i potentati economici e anche politici che si muovono sul terreno dell'informazione? Io veramente ho visto il materiale che avete prodotto, ero veramente contento, perché abbiamo cominciato a lavorarci da tanto tempo. C'è anche Barbara Steiner che mi coordina come board di Transform Europa. Ecco, spero che questo lavoro sia piaciuto anche a Transform Europa, che venga valorizzato, perché insomma mi sono sentito di fare la mia parte di costruttore dell'Europa, non più da parlamentare ma da membro di un'organizzazione di parte, ma che prova a fare gli interessi di tutti attraverso la democrazia. Grazie Roberto. Barbara, Roberto summoned you. So do you want to say something about it? I can hear you. Can you hear me now? Mm-hmm. Perfect. Hello, everybody. Good evening. Roberto told me I should say something. I did not. I was not prepared, but I only want to say thank you for the invitation. I was very happy to learn about this project, about this brochure that you have been preparing, and I'm looking forward to read it. Thanks very much to Transform Italia. Thanks to all the authors, and many thanks to Enoch and to Yasmina. I think it's a wonderful entity, Enoch, that enables national political foundations to coordinate such projects. So thank you very much, especially Alessia and Roberto Morea, and good evening. Thank you, Barbara. I don't know if someone want to reply. Roberto? Beh, intanto io ringrazio tutti gli autori ancora e ricordo che il libro è disponibile anche in forma fisica, oltre che virtuale, attraverso il sito di Transform Italia, che pubblicheremo subito dopo averlo presentato oggi. E quindi troverete sul sito di Transform Italia anche la possibilità non soltanto di scaricarlo, ma di richiederlo fisicamente a casa vostra. Intanto ringrazio ancora Eno e Yasmina per essere stata qui con noi stasera, e l'impegno che ci siamo presi è quello di continuare a vederci, e quindi continueremo ancora a chiedere il sostegno e a sostenere noi anche Enoch per il suo prezioso lavoro che fa quotidianamente per rendere l'Europa appunto uno spazio plurale, pluralistico e pieno di queste ricchezze che abbiamo anche noi presentato per la nostra parte. Volevo ringraziare anche Alessia Gasparini che con me ha coordinato questo lavoro prezioso e, come sapete, come immaginate, anche faticoso, perché raccogliere gli articoli, tradurli, avere una scrittura, una rilettura e un'impaginazione corretta richiede del tempo, e ci scusiamo per il tempo che ci siamo dovuti prendere per fare questo lavoro, però come giustamente sottolineava anche Magociada, è un lavoro che non ha una scadenza. I temi affrontati sono temi importanti e cruciali per la vita democratica del continente, dei cittadini
europei e quindi purtroppo non hanno una soluzione immediata, ma hanno bisogno appunto della creazione di quell'opinione pubblica che Roberto Musacchio sollecitava. Quindi ringrazio ancora tutte e tutti. Anche questo video sarà presente sul sito di Transform Italia. Credo la pubblicazione è sicuramente sarà anche presente sul sito di Transform Europa e quindi verrà distribuita intanto a tutti i membri della rete europea che fanno parte di Transform Europe, e questo sarà anche un motivo di distribuzione, diciamo, a livello locale. Ci auguriamo che questo passo possa mettere in moto anche un allargamento di questa rete e la costruzione di maggiori sinergie tra giornali, testate di informazione per arrivare appunto a quella costruzione di democrazia e di discussione politica e sociale di cui abbiamo bisogno. L'ultimo ringraziamento per le interpreti che ci hanno consentito appunto di togliere queste barriere linguistiche e consentirci di parlare tra di noi e di affrontare questioni così importanti. Grazie ancora a tutti. Non so se c'è. Buone vacanze. Buone vacanze a tutte e a tutti. E thank grazie. You very much. Thank you. Thank you, Yasmina. Grazie, Roberto.